Per poter fare una pet tac non sarà più necessario spostarsi da Lecce. La sanità salentina infatti si arricchisce di 3 macchinari unici che consentiranno a tanti pazienti di avere una diagnosi precoce senza dover fare tanti chilometri e sottoporsi a viaggi stancanti, soprattutto per gli ammalati. Al centro di medicina nucleare calabrese di Cavalino di Lecce è già in funzione la pet tac, uno strumento indispensabile per la diagnosi precoce dei tumori. È la quarta in Puglia, ma è la prima struttura privata e accreditata. Le altre macchine di questo genere sono al Policlinico di Bari, a San Giovanni Rotondo e a Brindisi. Nella struttura anche 2 altri importanti apparecchi. Il primo è una camera di manipolazione unica in Italia, ma presente in Germania e in Giappone. Si tratta di un'apparecchiatura di ultima generazione semiautomatica in grado di minimizzare il contatto tra l'operatore e la sostanza di contrasto che si utilizza per alcuni esami, il tutto per ottenere un risultato il più preciso possibile. L'altra è la scintigrafia, macchina fondamentale anche per le diagnosi in cardiologia a seguito di infarto miocardico. Un apparecchio in grado di ruotare a 360 gradi, così da esaminare l'organo in ogni sua parte e a fondo per individuare qualsiasi microlesione.